Come facciamo a collegare una sorgente audio-video analogica a un televisore di ultima generazione come i TV 4K? Lo vediamo in questo video. Eccoci qua ragazzi, bentornati. Dunque, affrontiamo questo problema di collegamento. Per sorgente video analogica si intende una sorgente video ormai di vecchia generazione, come per esempio un lettore DVD, un console da giochi, per esempio le PlayStation di vecchia generazione, le Xbox, un Cantatou o i vecchi registratori a cassetta, i cosiddetti videorecorder. Queste sorgenti analogiche hanno un'uscita video che porta il segnale al televisore o tramite una presa SCART oppure più comunemente tramite il cosiddetto cavetto RCA che ha tre spinotti, quello bianco e quello rosso portano il segnale audio, quello giallo porta il segnale video. Se vogliamo quindi collegare questi dispositivi ai televisori 4K o anche a un normale televisore comunque Full HD, abbiamo subito un primo problema di collegamento. Questo perché questa interfaccia non entrerà mai in una porta HDMI, che è la porta che veicola un segnale audio-video di tipo digitale. Quindi dovremo passare da un'interfaccia analogica a un'interfaccia di input digitale, ovvero la classica presa HDMI. Quindi dobbiamo risolvere due ordini di problema. Un problema di interfacciamento fisico delle due porte e un problema di risoluzione. Perché un'interfaccia audio-video analogico ha una risoluzione, scusate il gioco di parole, sicuramente più bassa rispetto alla risoluzione veicolata da una porta HDMI. Questo problema ve lo risolve un adattatore di questo tipo, ovvero un convertitore audio-video analogico verso la porta HDMI. Procediamo adesso con l'unboxing del convertitore. Dunque, come possiamo vedere, ho diciamo la scatola del convertitore qui davanti a me e procediamo all'unboxing. Questo è un convertitore della Neotech da AV ad HDMI ed è tutto in metallo. Adesso ve lo faccio vedere. Apriamo la scatola e come potete vedere appare il convertitore audio-video. Procediamo a tirarlo fuori per farvi vedere la fattezza del convertitore. Poi leviamo la parte in plastica e dentro alla confezione troviamo il classico cavetto USB che veicola l'alimentazione per il convertitore e il piccolo manualetto di istruzioni, ma vi posso garantire che è veramente facile utilizzarlo. Quindi tre pezzi, convertitore, libretto di istruzioni e cavetto USB. Procediamo con l'analisi del convertitore. Sulla sinistra, come potete vedere, abbiamo la sorgente che va collegata al convertitore. La sorgente ovviamente di tipo analogico perché, come possiamo vedere, ha i cavetti RCA audio-video. Dall'altra parte abbiamo l'uscita che ovviamente è l'HDMI di tipo femmina. Qui sulla sinistra abbiamo la porta USB dove andrà inserito questo, il cavetto USB che serve a dare corrente all'alimentatore. Questo è un cavetto che veicola 5 volt e consente l'alimentazione dello stesso. Come facciamo ad alimentarlo? O
ovviamente ha una porta USB del computer, ma è la soluzione più scomoda, oppure con un qualsiasi alimentatore da cellulare. La terza alternativa è usare un hub di tipo USB che alimenta i 5 volt da ogni porta. E poi abbiamo il LED che diventerà rosso nel momento in cui andremo ad accendere il convertitore, cioè ad alimentarlo, e infine un piccolo switch che consente l'upscaling della risoluzione a 720p oppure a 1080p, ovvero una sorgente a una risoluzione più bassa che viene riconvertita e upgradata, diciamo così, a 720p o a 1080p. Ora vi faccio vedere come banalmente vanno collegati i cavi, per cui abbiamo il cavo RCA che viene dalla sorgente analogica e procediamo a scusate se guardo un attimino verso il basso, ma devo ovviamente inserire i cavi nella maniera corretta. Il jack rosso nella porta rossa, qui andiamo a veicolare l'audio, e il jack bianco ovviamente nella porta bianca. Infine il jack giallo che veicola il video. E abbiamo in questo modo collegato la sorgente analogica. Da questa parte dovremmo collegare il cavo HDMI maschio, perché questa è una porta femmina ovviamente, HDMI maschio che va alla porta HDMI femmina della televisione. E infine andremo ad alimentare il convertitore con questo cavetto che andrà inserito nella porta DC che indica i 5 volt veicolati dalla porta USB. Dopodiché saremo in grado di vedere la periferica analogica collegata direttamente al televisore, ma anche un monitor di PC o addirittura anche a un videoproiettore. Per esempio io la utilizzerò per collegare un Cantatou al videoproiettore. Bene ragazzi, come avete visto, usare questo piccolo convertitore è veramente facile. E ve lo consiglio perché ha una struttura veramente robusta, perché è in metallo. Io mi fermo qui perché non ho da dire altro. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportare tutti i miei video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!